un mal di testa o un mal di pancia improvviso, il ciclo mestruale, una brutta caduta, situazioni diverse accomunate da un solo punto in comune, il dolore. Ma esiste un modo efficace per riconoscerlo e soprattutto combatterlo nel modo giusto? È proprio per individuare le varie forme di dolore e imparare a gestirle correttamente che la Società Italiana di Medicina Generale e AssoSalute, Associazione Nazionale Farmaci di Automedicazione, hanno unito le forze per fornire le informazioni per gestire il dolore acuto. Il dolore acuto è oggi assolutamente sottovalutato, si tende a mascherarlo con altre situazioni e a non dare la giusta importanza a questo tema. Non è più etico oggi non trattare il dolore in maniera adeguata, in quanto abbiamo a disposizione una serie di presidi farmaceutici di tutti i tipi, con diverse vie di formulazioni, ed è opportuno che questi principi vengano usati correttamente. Il dolore infatti è una spia da un lato, però è anche un cattivo compagno, e quindi è utile che le persone che hanno patologie, non dico banali, ma che sono facili da riconoscere. Sono patologie che tutti noi riconosciamo, il mal di gola, il mal di denti, il mal di orecchi, il dolore lombare, un dolore da piccoli traumi che non esigono accertamenti, quindi per verificare se sono state fratture oppure no, le contusioni, le cefalee che il paziente molto spesso sa riconoscere, perché la cefalea tensiva è quella che più frequentemente ricorre, può essere tranquillamente oggetto di automedicazione. Abbiamo sentito i medici che ci hanno raccontato come riconoscere e come curare il dolore, distinguendolo dalla fase acuta e dalla fase cronica, ma vi ricordo che sul sito dell'Associazione AssoSalute, il sito semplicemente salute.it, potete trovare tutta una serie di informazioni e aggiornamenti in merito al trattamento e alla cura dei piccoli disturbi quotidiani, non solo per il dolore ma anche per i comuni disturbi.